siamo in diretta streaming sul canale. Attenzione, recupero lì, recupero. Vai Mario. Ok, anche Ugo Rossetti. Bene, allora passa Zecchini Gabriele, seguito da Segna, Taverna, Landolina. Attenzione, grandissima partenza anche Lorenzi, quinto. E allora ne vedremo delle belle. Vediamo Lini al sesto, settimo Braccia, ottavo Ravelli, che purtroppo ha avuto una partenza un po' così così. Zecchini e poi Butera. Poi Redaelli e Rossetti. Andiamo a vedere il passaggio adesso di Zecchini Gabriele sulla parte centrale, anzi parte finale, secondo salto del Crazy Road. Segue dietro Segna che non molla, e anche il nostro Taverna Riccardo passa in questo momento. Attenzione sul transponder, tutte e due Segna e anche Gabriele. Attenzione sulla rettilineo, saltino dopo il rettilineo, uno dietro l'altro, e attenzione, si avvicina anche Landolina in questo momento per cercare di attaccare con la sua livrea verde. E allora tutti e tre, attenzione Landolina, più stretto, passa Taverna, e allora secondo posto Landolina, primo Gabriele. Attenzione Landolina, errore di Landolina, subito Zanaga va al recupero, molto bene, Lorenzi passa. E allora siamo nelle prime fasi, ma sempre belle. Allora Gabriele in testa, poi abbiamo Segna che non molla. Terzo posto per Landolina, quarto Lorenzi, quinto viene su Travelli. Attenzione, si toccano un pelo con le gomme, non molla Daniele, ma attenzione c'è anche Lini della partita. E allora uno dietro l'altro, andiamo a vederli, tocca Ravelli un pelo, attenzione ragazzi con i contatti. E allora passa in questo momento Landolina, Ravelli, Landolina davanti, Ravelli dietro, whippano tutti e due, scoda Landolina all'interno, mantiene, allora Ravelli non riesce a passarlo, chiude. E andiamo sulla S, intanto anche si fa luce anche Zecchini Gianluca, che della partita anche lui, passa Ravelli, si tocca nei due, Ravelli si gira, ma fantastica la gara fino a questo momento, bellissima. Andiamo nella parte dei salti, uno dietro l'altro, grandissima Gagar, ne esce Gianluca che sbaglia, ma riparte anche Segna, qualche errore, uno dietro l'altro, Ravelli prova all'interno, sbaglia, Lini recupera anche lui, secondo, terzo, quarto, quinto, adesso quarto, sbaglia Landolina purtroppo, ma viene subito recuperato. E allora Zecchini, Segna, Zecchini, Gianluca, Lini, Ravelli, Lorenzi, Landolina, Braccia, Landolina, Butera, Taverna, Redelli e Rossetti, bellissima gara di tutti. E allora andiamo a vedere nella parte dei salti, intanto Zecchini passa tranquillamente sulla parte del salto Mugen e Hot Body, parte centrale invece dietro ce le stanno dando di santa ragione. Andiamoli a vedere sul salto, eccolo Zecchini, poi dietro abbiamo Ravelli, poi Lorenzi, poi Lini, attenzione Landolina sbaglia ancora, e allora ci riprova, attenzione, grandissima la bagarre, tutti i piloti che ci stanno provando in tutti i modi, passa anche Lini in questo momento, lo seguiamo Lini nel suo recupero al quinto posto, quindi Zecchini Segna, Zecchini Gianluca, Ravelli, Lini, Taverna, Lorenzi, Landolina che ha perso qualche posto, poi Radelli, Butera, Braccia e Rossetti Ugo. Eccolo Rossetti che passa in questo momento, ma non perdiamo il focus, andiamo a vedere, grandissimo in questo momento anche Ravelli, sta facendo una grande gara, ecco Lini che salta, sbacchetta un pelo, rimane con la sua hot body. E allora dietro subito Taverna non molla, siamo su Lini e Taverna, e dietro abbiamo subito Lorenzi, quindi Taverna, Zecchini, Lorenzi, Landolina. Ecco Lorenzi che passa in questo momento, Lini sulla parte alta, scendiamo giù con Taverna e Zecchini, Gianluca. Intanto Gabriele in questa gara sta dimostrando tutto il suo talento, ma andiamo a vedere che Ravelli sta andando a prendere Segna, attenzione errore di Gabriele che però recupera subito. E allora andiamo a vedere Ravelli con Segna, secondo e terzo passano in questo momento sul transponder, sbaglia Segna, allora Ravelli ci prova ma sbaglia anche Ravelli, attenzione su quel punto
difficile, ne approfitta Lini che passa, attenzione, passa Lini, Ravelli e poi abbiamo Taverna, Zecchini, intanto Lorenzi perde qualche posizione, purtroppo andiamo a vedere sempre Lini. E allora adesso sui salti Mugen, grandissimo, ancora segna. Quando mancano 4 minuti al termine di questa gara, vediamo Lini se ci prova ad andare a prendere, segna, intanto Ravelli ha avuto qualche problema, quindi passa adesso, segna, secondo posto, poi Lini, terzo, non molla, abbiamo poi Taverna, poi abbiamo Ravelli, poi Zecchini, che sbaglia, Gianluca sbaglia, attenzione, in questo momento stop per Landolina. Stop per Landolina, ragazzi, aveva fatto una gara spettacolare fino adesso. E allora rimangono un po' invariate le... Attenzione Gossetti, Rossetti recupero, ok. Andiamo a vedere Ravelli se riesce a prendere Lini. Quindi attenzione, Lini si gira, Ravelli lo vede con la coda dell'occhio, allora cerca di andare a prenderlo. Posizioni in questo momento, Zecchini segna, poi passa Lini terzo posto, poi Ravelli e poi Taverna. Ottima anche la gara di Butera al settimo posto, passa in questo momento Gianluca. Andiamo a vedere anche Butera che passa in questo momento dal Tresponder. Butera passa in questo momento al settimo posto, poi Bracciantonio e poi Lorenzi, che dopo una grande partenza adesso sbaglia Dani. Andiamo a vedere anche le sue whip, dopo ci regalerà sicuramente qualche numero. E intanto Lini sente il fiato di Ravelli addosso, andiamo a vederli sulla parte prima del rettilineo. Passa in questo, attenzione Lini, si ferma Lini, attenzione, problema per Lini, passa in questo momento. Quindi Ravelli al terzo posto, la macchina di Lini ferma, la hot body di Lini ferma, la macchina di Lini ferma, attenzione, vediamo il recupero che va a prendere la macchina, va verso i box, disappunto per Lini, e ma andiamo a vedere Ravelli che a questo punto prende la terza posizione. Facciamo passare Rossetti, segna per piacere, grazie, e allora passano sul Tresponder. E passa anche segna in questo momento. Intanto bagarre al centro, Ravelli. Ravelli che si gira, attenzione. Ravelli che si gira, qualche problema. Ma andiamo a vedere Gianluca che passa in questo momento, ma anche Gabriele Zecchini che sta facendo una gara spettacolare. Eccolo qui sulla parte centrale, Zecchini. Gabriele che va verso il Tresponder per andare a concludere la 12ª tornata, passa in questo momento Gabri con 46.042, giro veloce per Ravelli, 43.368, seconda posizione per Segna, poi abbiamo Ravelli che passa in questo momento, cerca di whippare, vediamo se va a prendere Segna. Ravelli ha tutte le intenzioni per farlo, ma mancano 30 secondi, stiamo seguendo Gabriele Zecchini nella sua gara spettacolare, terza gara impeccabile, attenzione qui una piccola sbavatura, Ravelli ovviamente doppiato in questo momento, Zecchini chiude tutte le porte, allora andiamo sul rampino, attenzione, si gira Gabriele, ma è l'ultimo giro, quindi attenzione, Gabriele passa in questo momento, deve fare l'ultimo giro, Gabriele non è ancora finita, intanto gli stop, andiamo con gli stop, e allora andiamo con Gabriele, attenzione, recupero, Gabriele Zecchini, prima posizione, Davide segna e Ravelli terzo, Zecchini quarto, e allora andiamo a vedere gli ultimi giri anche di Ravelli, le ultime curve di Ravelli, ma soprattutto quelle di Gabriele.
Secondo salto Crazy Road sulle grate, poi Tornantino che va a chiudere, attenzione, da un bacino alla macchina del fratello e poi chiude Gabriele, vince gara 3 della Brushless A, bellissima gara, complimenti a tutti. Zecchini segna, Ravelli, Zecchini, Gianluca, Lorenzi, Butera, Calogero, Braccio Antonio, Taverna, Riccardo, Radelli, Rossi, Landolina e purtroppo ultimo Lini.